Ciao ragazze, bentornate all'appuntamento con le ricette dell'amore vero. Io sono Claudia Enni. Questo è un video molto particolare perché ho deciso di accontentare molte di voi che a grande richiesta mi hanno appunto chiesto di realizzare un video sul tutto il kit che io utilizzo per la fotografia e i video. Infatti in questo video vi farò vedere un po' tutto quello che io utilizzo per fare foto di cibo e foto in generale e cosa utilizzo anche per realizzare i video su YouTube e anche per le altre aziende. Associato a questo vi do anche qualche dritta su programmi, su cosa andare ad acquistare, su un negozio da utilizzare per gli acquisti online. Cominciamo subito. Innanzitutto, cosa utilizzo per fare le foto e per filmare? Per fare le foto e per filmare utilizzo due fotocamere. Entrambe sono della marca Canon, che io non cambierò mai perché mi trovo benissimo. Solitamente le fotocamere in commercio migliori sono Canon e Nikon. Lo sappiamo tutti, c'è una diatriba tra Canon e Nikon, ma comunque sono entrambe di ottima qualità. Io utilizzo la nuovissima 700D, che è la Canon che ho appena acquistato, e l'ho acquistata sul sito redkun.it. Dopo vi parlerò anche del sito perché è uno dei consigli che voglio darvi a livello di shopping online. Ma torniamo sulle fotocamere. La 700D secondo me è una fotocamera molto molto versatile, sia per quanto riguarda le foto che per quanto riguarda i video. Sappiamo benissimo che a livello di filmati e di foto valgono sì tanto le fotocamere, ma vale anche molto l'obiettivo che si utilizza all'interno delle fotocamere. Il mio è un 18-200 stabilizzato, sempre della Canon, e con quello mi trovo benissimo perché è molto versatile, riesco a fare sia zoom fotografici, quindi zoom sul cibo, quando devo fare delle fotografie per qualche shooting o qualcosa, per le aziende per esempio, e riesco anche a fare delle foto panoramiche, quindi va molto molto lontano. Per quanto riguarda le fotocamere, io come ho detto prima ne ho due, la 700D e la 1100D. Allora, la 700D è quella che io ho preso per ultima, e l'ho presa appunto su redkun.it, e tra l'altro con un'offerta che c'è ancora adesso, quindi se volete andare a dare un'occhiata, secondo me è un'offerta da non perdere. Ho preso sia quella che l'obiettivo. Secondo me è una fotocamera meravigliosa, molto versatile, è perfetta per fare video, ha l'audio stereo, lo schermo che si muove, si gira, quindi potete farvi i selfie, potete fare video, vlog, qualsiasi cosa, è perfetta, potete vedere in anteprima anche gli effetti, è meravigliosa, veramente. Io vi consiglio la 700D perché è sensazionale, poi con il prezzo di Redkun è perfetta. Questa fotocamera la utilizzo per spesso, è quella che mi sta filmando adesso, ma la utilizzo spesso per le riprese frontali, quindi da lontano. Invece per lo zoom utilizzo con l'obiettivo 50 mm, che è appunto uno zoom della Canon, utilizzo invece la 1100D, che serve appunto per zoomare sugli ingredienti, sui cibi, mentre sto cucinando. Quindi questo binomio tra le due fotocamere rende la ripresa molto più confortevole per chi mi guarda e molto più completa. Quindi questa cosa la consiglio a chi magari ha già una fotocamera un pochino più vecchia e vuole comprarsene un'altra. Secondo me sono perfette entrambe per realizzare un video preciso, perfetto. Una delle cose più importanti per chi fa video è la scelta dello sfondo. Lo sfondo dovrebbe essere per lo più omogeneo o comunque non troppo incasinato, diciamo, perché comunque l'attenzione non deve essere distolta dallo sfondo, ma deve essere puntata sul soggetto principale, in questo caso noi. Quindi è importante che ci sia uno sfondo omogeneo e comunque uno sfondo ad hoc, quindi è importante anche la location.
Ma prima di parlare di location, continuiamo a parlare dello sfondo. Lo sfondo, nella maggior parte dei casi di video professionali, è proprio di un unico colore. Per ovviare a questa cosa, quindi, se voi non avete uno sfondo di un unico colore, esistono tantissimi pannelli, è il caso del green screen, che è appunto il pannello verde che si mette appunto dietro di noi, e in fase di post produzione, attraverso dei programmini di video editing, diventa del colore che noi vogliamo. Secondo me, sia il green screen che un pannello omogeneo bianco possono fare al caso vostro. Io in questo caso volutamente ho scelto come location la cucina per ovvi motivi, e quindi mi piace che dietro ci sia l'ambiente domestico. Ecco, appunto, mi ricollego allo sfondo per parlare appunto della location. La location è molto molto importante per chi fa appunto video di make up o di cucina o di viaggi. Bisogna che l'ambiente in cui si facciano dei video sia ad hoc. Per esempio, io faccio video di cucina, l'ambiente è la cucina. Magari più in là vi farò un video sulla mia cucina nuova, perché ho cambiato casa, infatti tanti di voi me l'hanno chiesto. Cercherò di accontentarvi, però la cosa importante di quando si fa un video è cercare la location giusta. Una youtuber che fa make up non potrà mai fare un video in cucina, perché comunque risulterebbe non in armonia con l'ambiente, e invece sarebbe bene che lo facesse magari in bagno, in camera da letto, in uno sfondo, una specchiera. Stessa cosa dicasi per chi ha un canale di cucina, che non parlerà mai di cibo chiusa in bagno o in camera da letto. Diciamo che è un altro tipo di location. Ecco perché bisogna sempre stare molto attenti all'ambiente che si utilizza come sfondo dei nostri video. Un'altra cosa molto importante, che spesso si sottovaluta, ma che quando si utilizza in modo professionale ci si rende conto che serve veramente tanto, è il cavalletto. Di cavalletti veramente ne esistono decine e decine di tipi, però non sono tutti uguali. Io prediligo una marca, perché secondo me è la marca migliore a livello professionale. Sto parlando della marca Manfrotto. Io utilizzo solamente cavalletti Manfrotto perché secondo me sono più versatili, più stabili e allo stesso tempo più leggeri ed ergonomici anche a livello di manico. Secondo me sono i migliori. Però ciò non toglie che se voi volete fare delle riprese amatoriali, o comunque non vi interessa tanto avere chissà quale cavalletto, vanno bene anche i cavalletti economici, quelli, per intenderci, quelli che si trovano anche nei negozi cinesi oppure in tantissimi supermercati o ipermercati. Quindi andranno benissimo. Chi vuole fare invece delle riprese più professionali, oppure anche chi vuole utilizzare la sua videocamera o fotocamera anche all'esterno, secondo me un consiglio è quello di utilizzare dei cavalletti stabili, dei cavalletti con impugnatura ergonomica e soprattutto dei cavalletti che non facciano gli scatti quando si gira da destra verso sinistra, e quindi che siano morbidi e versatili nel movimento, diciamo. Tra l'altro, il cavalletto è molto importante per chi realizza le foto e per chi realizza i video, soprattutto per la stabilità della ripresa. Perché spesso in condizioni di poca luce o comunque di difficoltà, avere il cavalletto significa scattare e non vedere la foto mossa. Stessa cosa dicasi per la videocamera. Se tu fai un video dove hai comunque la videocamera appoggiata su un muretto, oppure la videocamera appoggiata sulle mani, ci sarà sempre un tremolio, che non è la stessa cosa invece se utilizziamo un cavalletto di qualità. L'immagine rimane fissa, il video rimane fermo e quindi non distoglie l'attenzione. Un'altra cosa che aiuta molto soprattutto nel fare le foto, ma anche nel realizzare video, è il telecomandino wireless, quindi non ha bisogno di cavi. Lo possiamo regolare direttamente davanti alla telecamera, possiamo mettere lo zoom, possiamo anche fare le foto tramite il telecomandino. Questo cosa vuol dire? Che evitiamo di scattare, e lo scatto muove comunque un pochino la nostra fotocamera. Questo evitiamo di farlo attraverso il telecomando, quindi è molto importante avere il telecomando anche per chi fa i video, perché comunque
zoomi sul particolare, vediamo chi fa video di make up, spesso che io utilizzo il telecomando perché magari fa lo zoom sull'occhio, ecco, quello è molto importante secondo me perché dà una versatilità nel cambiamento di inquadrature. Un'altra cosa importante, soprattutto per i video, principalmente per i video, è il microfonino. In tutte le videocamere è incorporato, però nel mio caso la 700D ha un microfono che è stellare. È stereo, ha un microfono ad alta qualità. Voi mi vedete, io non ho nessun microfono addosso, eppure non si sente l'eco, non si sente, cioè l'audio è nitido e perfetto. Però se vogliamo essere ancora più professionali, non per forza bisogna prendere dei microfonini di centinaia e centinaia di euro o migliaia. Poi un'altra cosa importante è la luce. Io prediligo sempre la luce diurna, perché la luce diurna innanzitutto è bianca, quindi non sfalsa i colori. Seconda cosa, con la luce diurna si evita di mettere tutte le varie luci artificiali, quindi altre apparecchiature, altre prese, eccetera. La luce diurna io la preferisco sempre quando è sereno o poco nuvoloso, perché comunque la nuvola filtra i raggi del sole e non li spara direttamente sul soggetto, quindi viene una ripresa molto più morbida, più tenue, come quella di oggi. Nel caso in cui ci sia la luce sparata, perché magari è mezzogiorno, lì bisogna un pochino armarsi di filtri, di pannelli, eccetera, ma ne parliamo fra un po'. Per chi non ha la possibilità di fare delle riprese con la luce diurna, o perché magari è capitato anche a me di dover fare un video la sera, esistono delle illuminazioni artificiali molto molto valide. Si possono trovare sempre su redbun.it oppure su eBay, ce ne sono tantissime, di tantissimi prezzi e tantissimi tipi. Io ne ho prese tre, una frontale, una laterale e una da sopra. Secondo me questa è l'illuminazione perfetta, perché la luce viene da tutte e tre le parti e quindi viene molto più morbida e omogenea, senza ombre. Per quanto riguarda le luci artificiali, c'è anche chi le fa in casa. Per esempio un mio amico le ha fatte in casa, e lui è fotografo, e le ha fatte in maniera sensazionale, sembrano vere. Le luci artificiali sono nient'altro che delle luci bianche molto molto potenti, filtrate attraverso gli ombrellini con il loro filtro bianco davanti. Questo perché? Perché devono rendere la luce non sparata come un faretto, bensì diffusa su tutta la parte davanti alla luce. Quindi viene appunto un diffondersi della luce che crea morbidezza e non crea ombre. È sempre quello il trucco, non creare delle ombre mentre si riprende o si fotografa qualcosa. Poi è ovvio che ci sono gli scatti voluti dove per forza noi vogliamo che ci sia l'ombra, e in quel caso è un'altra cosa, però quando si fa un video solitamente almeno il soggetto principale deve essere ben in mostra e in luce. Cosa molto importante per quanto riguarda le luci è la scelta appunto del colore della luce. Comunque deve essere bianca, non gialla, perché la luce bianca è praticamente la più simile alla luce del sole, mentre la luce gialla tende a far diventare i soggetti della ripresa durante il montaggio molto molto rossi, quindi sfalsa i colori ed è bruttissimo vedere un mobile bianco che durante la ripresa fotografica diventa giallino rosso, è bruttissimo. O anche la faccia stessa, che sembra che abbiamo le occhiaie o cose strane in viso, quando invece magari abbiamo una pelle perfetta. È molto importante guardare questa cosa più delle altre, secondo me, più delle altre cose, l'importanza della luce, anche la luce stessa del soggiorno, della cucina. Se possiamo, scegliamo al neon oppure bianca normale, ma non gialla. Un altro modo di fotografare e di riprendere che a me piace tantissimo è all'esterno. Infatti, ora che i tempi sono molto più belli, la temperatura è più calda, appena finisce un pochino questo vento e queste ultime piogge primaverili, comincerò a fare qualche ricetta fresca, magari vegetariana o
comunque adatta alla primavera e all'estate, proprio all'esterno, nel mio giardino. Questo mi piace tantissimo, però riprendere e fotografare all'esterno comporta anche delle spese aggiuntive. Perché? Perché la luce del sole arriva diretta e noi non vogliamo che arrivi diretta, altrimenti il nostro viso, nel caso della ripresa, o i soggetti comunque del nostro filmato o della nostra foto risulterebbero bruciati. Bruciato significa appunto quando c'è molto molto bianco dovuto al fascio di luce che arriva direttamente. Per ovviare a questo si utilizzano dei pannelli riflettenti che fanno un pochino quello che succede negli ombrelli delle luci artificiali. Si mettono tra il sole e il soggetto, filtrano la luce e la diffondono uniformemente, creando appunto un fascio di luce omogeneo e non un fascio di luce diretto, e questo giova alla foto perché non viene bruciata, non viene bianca, ma viene del colore proprio del soggetto. Una cosa molto importante che io voglio consigliare a tutti quelli che realizzano video e foto è appunto l'utilizzo della scheda di memoria aggiuntiva, quindi di riserva, e della batteria di riserva. Quando sono diventata parte di YouTube, ormai un anno fa, sono passata a poter realizzare non più video di massimo 10 minuti, ma video di quanti minuti volevo. Questo sì è stata una cosa bella, però mi ha fatto rendere conto che la memoria non bastava più. La batteria non bastava più perché a metà video magari si scaricava. Quindi una cosa che consiglio a tutte voi è quella di utilizzare o una scheda di memoria molto molto capiente. Infatti la mia, per esempio, è da 32 giga ed è da 10, e quindi riesco a fare tanti video oppure tante, tante foto senza che stia lì a cambiare sempre la scheda di memoria, oppure utilizzarne magari diverse da 8 giga, quindi magari portarne nella propria borsetta 2-3 e utilizzarle nel caso in cui c'è da cambiare perché si è scaricata. Stessa cosa dicasi per la batteria. Io ho sempre la batteria di riserva perché quando si scarica e io sto filmando non devo star lì, oddio, ho scaricato la batteria, devo stare a caricarla e poi dopo rimetterla e far passare del tempo, perché poi altrimenti il video durerebbe 40 ore per tutti i tempi di attesa. Ora invece metto la batteria tranquillamente di riserva e continuo il mio video in 5 minuti. Questo è molto importante. Ultima cosa per quanto riguarda il kit della produzione è l'utilizzo delle borse. Allora, per quanto riguarda le borse per le fotocamere, ne esistono di tantissimi tipi. Tutto questo vale anche per cavalletti, le borse dei cavalletti e degli obiettivi. Io utilizzo una borsa che vada bene, che contenga sia la fotocamera che gli obiettivi, e deve essere soprattutto una borsa molto molto resistente, molto, diciamo, spugnosa intorno, perché sappiamo bene che se abbiamo un obiettivo da 500 euro, come nel mio caso, non vogliamo che si rovini, e quindi per forza di cose dobbiamo utilizzare una borsa che attutisca gli urti, che lo faccia stare nel miglior modo possibile. Stessa cosa dicasi appunto per la fotocamera. Dobbiamo tenere moltissimo ai nostri oggetti di fotografia, perché comunque sono molto delicati e molto fragili, soprattutto gli obiettivi. Infatti io non li porto mai al mare con la sabbia perché si rovinano, non bisogna mai metterli a contatto con l'acqua, e nel mio caso, dove faccio video ricette, è molto difficile, a volte abbiamo le mani sporche, non fa niente, dobbiamo lavarle. Ultima cosa che voglio dirvi riguarda la fase di post-produzione. La fase di post-produzione è tutto ciò che viene dopo la produzione, quindi il montaggio fatto al computer o al Mac, che si voglia. Io realizzo la mia post-produzione su Mac perché mi trovo molto bene, perché secondo me, per quanto riguarda audio, video e foto, è il massimo
tutto quello che io desidero. Però ciò non toglie che vadano bene anche i personal computer, non, senso, no. Alla fine è una questione di scelta. Per quanto riguarda i programmi, per le foto ci sono tanti programmi molto semplici, tipo per il PC mi viene in mente GIMP oppure PhotoFilter. Ci sono dei programmi molto molto semplici che fanno solamente piccoli ritocchi, oppure ci sono quelli a pagamento come Adobe Photoshop. Io utilizzo Photoshop perché secondo me è il non plus ultra a livello di ritocchi foto. Se voi pensate per esempio alle copertine delle riviste, tutte quelle foto ritoccate, le rughe distese, le ombre aggiustate, sicuramente sono state realizzate con Photoshop. Per quanto riguarda i video invece, accade un po' la stessa cosa. Ci sono sia quelli che praticamente sono free download che quelli a pagamento. Io utilizzo come per quella precedente quelli a pagamento, però ora vi dico un po' tutto. Per quanto riguarda il computer, c'è Windows Movie Maker, che è una valida base, diciamo, per chi non ha pretese, per chi fa video a livello amatoriale, e ha qualche effetto. Per quanto riguarda il Mac, vi è installato all'interno iMovie, che è sempre un programma di video editing molto base, un po' più particolareggiato del Windows Movie Maker, però siamo sempre lì. Io utilizzo e consiglio quelli un po' più professionali. Ce ne sono tantissimi, di tantissimi tipi. Io fondamentalmente consiglio tre programmi. Final Cut Pro, che secondo me è il migliore, il più versatile, è quello che garantisce un'alta qualità al video. E poi vi sono quelli di Adobe Premiere e Adobe FX, che comunque sono anche molto molto validi. In ultima analisi vi dico quelli che secondo me sono i negozi online dove potreste fare i migliori acquisti di fotografia. Secondo me il migliore, dove io ho trovato miglior rapporto qualità-prezzo, è redcon.it. Io ci collaboro veramente da tanto tempo e mi trovo benissimo con loro, perché comunque hanno dei prezzi davvero davvero bassi rispetto alla media. Provate a guardare anche la macchina fotografica come quella che ho acquistato io, perché è davvero davvero un buon prezzo rispetto a quello che dà. Cioè, 635,99 euro io ho acquistato la fotocamera 700D Canon più l'obiettivo, cioè, quindi secondo me è molto molto valido come prezzo, e ha anche i cavalletti, tutti i kit di fotografia, le borse, qualsiasi cosa la potete trovare lì. E tra l'altro anche tantissime cose di elettronica, elettrodomestica, qualsiasi cosa, andateci a dare un'occhiata. Per il resto poi vi sono molti validi negozi anche su eBay e su Amazon. Mi sembra di aver detto tutto, spero che questo video vi sia stato utile. Per qualsiasi informazione aggiuntiva trovate tutto nell'info box. Se volete farmi qualsiasi domanda o richiesta particolare, scrivetemi tutto nei commenti. Spolliciate in su se vi è piaciuto questo video, scrivetemi se volete che io faccia per voi qualche video particolare o qualche video ricetta particolare che magari vi piace o che vorreste farla. Per esempio è andata molto a ruba la ricetta vegana, vegetariana della maionese senza uova. Sono molto molto contenta che vi piacciono anche queste ricette bio alternative. Se volete che io realizzi qualcos'altro un po' più particolare, fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. Spero di vedervi nella prossima puntata del giovedì con le ricette dell'amore vero. Vi saluto, vi mando un bacione. Ciao, alla prossima!